Davide Mezzanotte, la vigilia della sfida sulla Miata contro la Pianese in conferenza stampa è definita una sfida affascinante ma non fondamentale. Ancora manca un po' al traguardo finale, ecco, però cosa rappresenta la partita di domani? Una partita importante, fondamentale, è una parola che in questo momento non ha senso, ci sono troppi punti, troppe squadre sono lì, non è una lotta a due, credo che in 3 punti ci siano 4 squadre, quindi sarà una partita importante perché sono tutte importanti, sarà una partita affascinante perché giocano 2 squadre che prediligono giocare al pallone. E quindi sarà una partita dove noi dovremo affrontarla nel nostro meglio, nel nostro massimo, perché vogliamo fare bene, dobbiamo continuare a fare bene. Ecco, a proposito di questo, che risposte in particolare ti aspetti dalla squadra, anche alla luce di quello che è l'ultimo periodo nel quale vi siete espressi comunque molto bene? Che la squadra non si deve sedere, poi può essere che le prestazioni siano al top o al di sotto, ma comunque devono essere fatte al nostro massimo del momento. Non è semplice giocare sempre bene perché sarebbe troppo bello, però è quello che io pretendo dalla squadra, che la squadra sempre vada in campo con una certa mentalità, con una fame di vittoria, con la voglia di far bene. Questo lo pretendo e questo non deve mai mancare. Le mie squadre devono avere gli attributi. Poi quello che chiedo alla squadra è comunque di migliorare, perché secondo me ancora questa squadra ha grossi margini di miglioramento. Ecco, tatticamente che partita ti aspetti domani? Come andrà a essere interpretata? Ma io credo che alla luce di quello che ho visto dovrebbe essere la Pianese ad aspettare noi. Noi dovremmo essere bravi ad attaccare, ma non concedere il fianco, perché ha dimostrato la Pianese a oggi che insomma, i risultati che ha fatto sono tutti risultati importanti. Quindi sarà una partita combattuta dove gli spazi non saranno ampi, in certi momenti sarà il pressing che farà la differenza e quindi difficile, difficile, ma da giocare. Ecco, per quanto concerne la formazione, si va verso la conferma dell'11 che ha battuto lo Spoleto una settimana fa. Quadrini, hai detto, sarà convocato, può essere anche in campo per uno spezzone, ecco, è a disposizione anche per eventualmente scendere in campo. Sì, Quadrini, cioè, a livello fisico lui sta bene, nel senso che non ha problematiche. E la condizione è normale che non sia al top, ci mancherebbe altro, si è allenato a parte, non ha ritmo partita, però ha nelle gambe, visto in settimana, un minutaggio, ce l'ha. Quindi questi minuti possono essere 15, 20, 25. Vediamo come si mette la partita, vediamo che cosa devo fare, no? Durante la partita, ma se c'è la possibilità. E se hai bisogno, ricorrerò anche a Quadrini, certo.